Io mi collego un po' a quello che hanno detto, vabbè, mi presento prima, mi chiamo Orazio Reartes, sono location manager Roma di Car2Go e mi vorrei collegare a quello che hanno detto sia Daniele prima che Giovanni, fondamentalmente perché come Daniele ci segnalava la densità le vetture, fondamentalmente, Italia è quella che ha il primato mondiale di vettura pro capita. Fondamentalmente a Roma abbiamo 1,7 vetture per ogni... no, 1,7 persone per ogni vettura, ecco, scusate. Fondamentalmente, e questo, come vedete, comunque, dalle statistiche, tenderà a elevarsi. Scusate, ecco qua. E per quello mi collego anche a quello che diceva Giovanni, fondamentalmente quello che noi consideriamo che sia la base del nostro successo sono le serie di problematiche che ovviamente Daniele aveva affrontato e sono state affrontate nel corso di questo incontro e che parla sia delle infrastrutture così come delle nuove esigenze di mobilità individuale, l'aumento del traffico, perché pur se la densità popolazionale italiana è rimasta ferma dagli anni 90 e le macchine continuano a crescere. Quello che è la soluzione che si propone in questo caso, e per quello approfitto anche de Giovanni, è la possibilità che abbiamo di offrire un servizio complementare. Il grande discorso che si fa, e quando si parlava anche di altri servizi di car sharing che non sono in questo caso Enjoy o Car2Go, la possibilità di avere un servizio complementare che non ha un canone mensile, neanche un canone annuale, semplicemente un pagamento a utilizzo, ci genera questa libertà di utilizzare qualora ci serve. O qualora non ci serve, ma vogliamo farlo per piacere, perché vogliamo accedere magari a una zona ZTL, mangiarci una pizza a San Lorenzo, e lo potete fare con le nostre macchine e con le macchine di Enjoy. Questo è sulla, ovviamente, di quello che sono discorsi di marchio o concorrenza che ovviamente noi con i nostri compagni abbiamo. E sicuramente noi, come i nostri colleghi, godiamo della possibilità di offrire un sistema che, qualora il cliente esce di casa senza la vettura di proprietà, può utilizzare o la nostra vettura o una vettura Enjoy o un mezzo pubblico o collegati. La bicicletta pieghevoli entra anche nel portabagaglio della Smart e di conseguenza noi possiamo anche collegare diversi sistemi. A livello di area operativa, la flotta in questo caso anche è identica a quella di Enjoy, quindi mi collego sempre ai numeri, perché chi faceva per primo la presentazione avrebbe avuto sicuramente questo vantaggio, perché siamo molto simili in tante cose. Abbiamo 600 vetture, da questo weekend noi abbiamo fatto l'ultimo in-fleeting, perché da delibera, in questo Giovanna ne parlava pure prima, di quante macchine possono accedere al ZTL. Siamo in punto di ricerca ambientale, quindi la domanda è sempre quanto, i dati, no? In virtù dell'impatto CO2, segnalo che comunque le macchine che noi abbiamo a disposizione, siamo parte del gruppo Daimler, quindi siamo Mercedes-Benz, quindi le nostre macchine per questo servizio saranno sempre queste. Poi si aggiungeranno magari ulteriori servizi sempre di Daimler, ma Car2Go blu sarà sempre una Smart. Non è detto che sia sempre benzina, in questo caso la scelta, comunque, pur se la nostra vettura è la vettura che ha minor impatto del CO2 delle vetture a benzina, 103, abbiamo nelle 11.500 vetture che abbiamo in tutto il mondo, 1.500 sono elettriche, abbiamo oggi... sto parlando di una cosa e la presentazione parla di un'altra, scusate. Qua parliamo, riprendo la parte dell'area operativa, poi vado alla parte delle macchine elettriche. L'area operativa anche nel nostro caso era inizialmente di 90 km quadri, noi adesso stiamo facendo un ampliamento e arriviamo a 100.
con l'aggiunta di queste ultime 100 macchine arriviamo anche a punti dove prima non arrivavamo. Vi segnalo ad esempio Palmiro Togliatti nella parte ovest, a nord arriviamo a Cassia Grottarossa, prendo un po' del nuovo salario e prendo un pochino di più di Mostacciano, quindi arriveremo anche a voi, che prima eravamo, adesso se controllate l'applicazione voi siete fuori l'area, esatto. No, no, ci sono varie. Però arriveremo proprio qua. Qui ce ne sono. Questo accadrà in questo prossimo mese, diciamo, è già stato autorizzato dal comune, quindi provvederemo con questo. Anche in questo caso voi utilizzate sia il sito che l'applicazione, esattamente, in questo caso è esattamente identico a come oggi Enjoy, come l'ha presentato egregiamente Giovanni, vedete le nostre vetture disponibili e potete prenotare la vettura disponibile tramite l'applicazione, tramite il call center qualora non abbiate accesso a internet o tramite il sito web, inserendo i vostri dati, che sono i dati che comunque compilate al momento dell'iscrizione, che si fa anche online, ma ha una caratteristica diversa in questo caso da Enjoy, e poi vi racconterò, trovate la disponibilità di vetture. Questa disponibilità, a seconda di come vi interessi, magari vicino alla stazione metro dove voi scendete o vicino dove voi siate, la idea è che tra le 600 macchine nostre e quelle dei nostri colleghi, voi troviate una nostra vettura ogni non più di 700 metri. Questo vi consentirebbe di arrivare a piedi sia a noi che a loro. Questo è molto positivo. Quando vi parlavo, adesso vi parlo dei numeri che ero partito a parlare prima, noi siamo comunque una società del gruppo Daimler e siamo partiti a Ulm nel 2008. Ovviamente come gruppo Daimler le prime città sono state le città tedesche e oggi abbiamo 12, con l'aggiunta di Copenaghen 13, perché Copenaghen abbiamo lanciato lo scorso weekend. Abbiamo 13 città europee coperte da Car2Go e 12, se non ne sbaglio, perché erano 20, sì, 24, 25, 12 negli Stati Uniti, ma con il progetto Brooklyn New York, che dovrebbe partire entro la fine di quest'anno. Oggi vantiamo la possibilità di fare il roaming europeo, che diventerà mondiale entro la fine dell'anno, quindi oggi se voi siete avete una registrazione Car2Go pure a Roma, potete fruire del nostro servizio sia a Roma, Firenze e Milano, ma anche a Amburgo, Berlino, Copenaghen adesso, e quello che saranno le prossime aperture. A tal proposito vi racconto che ad esempio Amsterdam la flotta è completamente elettrica, Berlino la flotta è mista, elettrica e benzina, e Stoccarda è elettrica, e Barcellona, che dovrebbe aprirsi tra poco, dovrebbe essere completamente elettrica anche lì la flotta. Su Roma, sull'elettrico, è un discorso complesso, ma è un discorso complesso che va oltre quello che riguarda le infrastrutture, è un discorso complesso che riguarda anche il tipo di servizio che noi offriamo. Il nostro servizio è free floating, voi trovate la nostra vettura parcheggiata quasi sempre negli spazi blu. Dovremmo avere una torretta ricarica veloce che è anche diversa dalla torretta normale, perché noi calcoliamo che un noleggio, una vettura media Car2Go e a Magico anche Enjoy prevede che ci siano tra 6 e 8 noleggi al giorno, con una percorrenza media di un utilizzo medio di 26 a 30 minuti. A Roma è un pochino più elevata per il traffico, ma comunque parliamo delle medie che vanno tra i 22 ai 30 minuti. Quando parlavo del roaming internazionale, questo noi oggi, come vi dicevo, abbiamo la possibilità, facendo un upload tramite quello che oggi è Daimler Mobility Service, che si è trasformato in Moovel. Moovel tenderà a essere una piattaforma di collegamento tra i diversi servizi. Oggi semplicemente vi dà la possibilità di prenotare o di utilizzare una nostra auto in tutta Europa, e in futuro dovrebbe essere una matrice di collegamento per diversi servizi di mobilità, e non solo, anche un albergo, magari con un solo click, pagando tutti i servizi collegati di uno spostamento tra Amburgo e Roma. Questo diciamo che è il futuro di questo Moovel e di questa piattaforma del roaming internazionale.
Questo già noi già siamo operativi. Serve semplicemente prenotare la macchina. Come sapete, comunque a livello strutturale, la prenotazione della nostra macchina si fa anche tramite applicazione, tramite sito. La macchina rimane riservata per mezz'ora senza alcun costo all'utente, così l'utente ha il tempo di arrivare alla vettura. Nel nostro caso l'apertura della vettura si fa con una card, e questa è la grande differenza. Diciamo che se voi oggi, adesso vi registrate invece a Car2Go e non a Enjoy, non la potete utilizzare immediatamente. Perché? Perché noi abbiamo il rilascio di una tessera e abbiamo uno shop con il controllo della patente avviene a livello personale, quindi portate la vostra patente, portate la carta di credito con la quale avete fatto la registrazione a casa con il computer, e noi vi rilasciamo una tessera che vi abilita immediatamente all'utilizzo delle macchine. È in corso un'evoluzione del sistema che consentirà di utilizzare l'applicazione per l'apertura e la chiusura e anche per la conclusione della registrazione, ma come un complemento. Quindi la tessera tenderemo a non lasciarla. Riteniamo che avere anche un supporto diverso del supporto mobile possa essere sempre utile in caso di scarica del telefonino o di sicurezza, che a volte ci dà avere qualcosa che ci fa sentire che apparteniamo. A livello con i numeri, noi dal 2013 siamo partiti, noi prima ad agosto del 2013. Sì. Sì, la stessa, esatto. C'è una sola condizione: che in ogni città che noi ci rechiamo dobbiamo prenotare la prima tramite l'applicazione o il sito. Non puoi andare dove sta la macchina e passare la tessera immediatamente. È come che il sistema ti accetta che stai in quell'area e quindi ti autorizza a utilizzare le macchine. No, no, no. No, no, no. Prenoti semplicemente con l'applicazione. Invece di... magari tu vedi con l'applicazione che c'è la macchina vicino a Roredo dove arrivi a Milano. Se vai da solo con la tessera non ti riconosce, quindi fai la prenotazione con il cellulare o con il computer per evitarti questo problema, ma lo puoi utilizzare in tutto il mondo in questo momento. E la stessa tessera, la stessa registrazione, la stessa fatturazione, è esattamente uguale, è come se tu stessi a Roma. Come vi dicevo, oggi a Milano abbiamo oltre 70.000 clienti, con sì, 25.000 noleggi a settimana, un parcheggio gratuito, in questo caso a Milano, strisce blu e gialle, e accesso libero in area C, la ZTL a Milano non è consentita. Noi siamo partiti a marzo del 2014, abbiamo inflottato le prime macchine a metà del mese di marzo, e adesso in questo momento siamo già a 600 vetture. L'area operativa è di 100 km quadri, come vi dicevo, perché abbiamo avuto questa autorizzazione di recente, e abbiamo superato già i 60.000 clienti in questi primi 6 mesi. Il volume di noleggi è un po' più basso, e stiamo cercando di trovare, magari a livello di community, un incentivo per l'utilizzo, ma comunque sono 15.000 noleggi a settimana, con una media, come dicevo prima, di 28 minuti a noleggio a persona. Nel nostro caso, come nel caso di Enjoy, il parcheggio è gratuito sulle strisce blu, l'accesso è libero in ZTL, e abbiamo anche i parcheggi di scambio, quelli di ATAC, convenzionati, laddove non c'è una sbarra o non sia uno dei parcheggi che sono in altezza o underground, che sono sottoterra, perché lì noi perdiamo il segnale e la macchina non la troviamo più. La troviamo, prima o poi la troviamo, sempre la troviamo, però possono passare svariati giorni. E questo è quello. Poi dopo Firenze è stato l'ultimo lancio che abbiamo fatto in Italia, partito a maggio, da la fine di luglio abbiamo avuto l'accesso libero nella ZTL anche a Firenze, che è stato un po' combattuto. Ma comunque ci siamo riusciti, e quindi il sistema sicuramente il sistema sta cominciando a funzionare meglio. Previsto, adesso sono 200 smart, ma sono previsto un aumento della flotta, perché dal momento in cui abbiamo avuto l'accesso libero nella ZTL il servizio sta avendo molta più richiesta di prima.
registri, trovi l'auto, la registrazione avviene online, come vi dicevo, però dovete recarvi in uno dei nostri punti di registrazione per il ritiro della tessera. Se trova la macchina tramite l'applicazione, che anche nel nostro caso, però nel nostro caso noi abbiamo sviluppato soltanto per Android e per iPhone, per iOS. E abbiamo altri sviluppatori che non sono Movel, che hanno fatto delle applicazioni per altri supporti. Noi stiamo lavorando adesso per Windows. Trovi l'auto, sali a bordo, parti e guidi, termini il noleggio. Le vetture, non so se tutti le avete già provate, ma le vetture sono normali e smart. Credo che a Roma, per fortuna, e questo ci ha aiutato anche con il call center, perché i grandi problemi che hanno avuto tutte le altre location è che molta gente non sapeva guidare una smart, mentre a Roma, per fortuna, il call center ha avuto un po' di pace, perché il romano la conosce. E questo favorisce sicuramente, vabbè, ovviamente il grande vantaggio della smart è la misura. Noi abbiamo oggi una vettura veramente molto, molto adatta a una città come la nostra, riusciamo a trovare quel posticino dove possiamo parcheggiarla. E non ci sono altre particolari situazioni. All'interno della macchina trovate il navigatore, trovate un navigatore che vi consente anche di determinare lo stato della macchina, se la macchina è pulita, se non lo è, se ci sono dei danni, se avete riscontrato danni prima di salire sulla vettura. E l'inizio e la fine del noleggio sono molto semplici. Nel nostro caso, comunque, la tessera apre le portiere, la chiave si trova dentro, e con la tessera chiudete anche il noleggio. Quindi quando avete finito il viaggio avete l'opzione o di fare il rifornimento o di proseguire il viaggio, e allora scendete con le chiavi ma continua a fatturare, comunque il mezzo è sempre affittato da voi, o terminare il noleggio, e a quel punto, se termina il noleggio, si ripassa la tessera ed è finita. In questo caso, vabbè, parla l'ultimo di quello che parlavamo prima, di questo complemento che noi oggi cerchiamo di incentivare, di non creare neanche una situazione di sostituzione. Non è un sistema sostitutivo, può esserlo, nel mio caso lo è, però perché io ho sposato questa campagna, quindi lo è, però no, non ha come senso. Come ti dicevo comunque prima, queste sono le medie oggi dei nostri clienti, e da 36 a 49 abbiamo la media più alta, che è un sintomo interessante di come possiamo, come oggi alcuni quarantenni accediamo, o anche quelli di mezza età accedono anche alle applicazioni, alle Spotify e tutte queste cose nuove. E questi sono diversi premi che abbiamo vinto, e sempre per questo nostro compromesso con l'ambiente, e cercando sempre di trovare delle soluzioni che possano portare, non solo, in questo caso ovviamente noi siamo una società privata e quindi c'è un guadagno di mezzo, ma comunque cerchiamo sempre che tale guadagno venga sempre corrisposto da una custodia dell'ambiente importante. Basta, sono pronto alle domande se ne avete. Non so, Giovanna, vuoi che... No, se avete delle domande, volete approfittarne? Primo, se toglierete 19 euro di iscrizione, come hanno fatto loro? Beh, loro non l'hanno tolte, ma non l'hanno mai messi. L'errore è stato non averlo messo all'inizio. Esatto. Quando io vado sul Gioia, ho chiaramente evidenziata la zona in cui posso lasciare l'auto. Sulla vostra, invece, no. Sull'applicazione? Non c'è... Magari ha selezionato l'opzione, forse, perché può nasconderla. Io non ho fatto niente, ho solo scaricato. Mi risulta strano. Aria di noleggio, ecco. Vabbè. Se non l'aveva selezionata, grazie. Basta selezionata appositamente. Esatto. Se volemo, esatto, bene, se volemo. No, evidenziata, comunque lì poi anche ti vengono evidenziati anche i benzinai che sono anche convenzionati. 19 euro, il problema dei 19 euro. Riguardo al rifornimento, non ho capito bene come funziona, cioè
Io per 50 km non devo fare il fornimento. No. A meno che la trovo già. Però le vetture sono tutte già fornite. Non troverete mai una nostra vettura, nemmeno una Enjoy, che non lo abbia. Sì. Quando il carburante scende di una determinata soglia, noi arriva una segnalazione automatica. Per la quale il nostro servizio, noi abbiamo un servizio 24 su 24 che lavora a livello operativo sulle vetture, le pulisce, le rifornisce, collabora laddove serve un carro attrezzi, eccetera, eccetera. Questo servizio parte in automatico e rifornisce la vettura. Se invece nel nostro caso noi abbiamo all'interno delle macchine una fuel card, una carta di credito con la quale voi potete comprare la benzina. Preso i benzinai che sono della rete Shell, Esso Shell. Quindi qualora il mezzo o voi riteniate che avete bisogno di più benzina per raggiungere la vostra destinazione, se il mezzo rileva un 25% di benzina, quindi le due tacche famose della Smart, potete utilizzare questa carta carburante all'interno della macchina e sul display viene evidenziato un PIN che voi rilasciate al benzinaio e riempite il serbatoio, il benzinaio non vi fa pagare niente, pagate con quella tessera e noi vi regaliamo 10 minuti di guida gratis per aver fatto questa operazione, ovviamente per la perdita di tempo e anche per incentivare anche un movimento di questo tipo. E generalmente non è necessario, tutto dipende dal tipo di spostamento e la quantità di chilometri. Gli spostamenti sono brevi, il nostro sistema prevede un utilizzo urbano fondamentalmente, anche se siete autorizzati a girare dove vi pare. Certo, ma Roma ha una superficie molto estesa, quindi sì, sì, sì. Può essere facile. No, assolutamente, per quello c'è questo vantaggio, esatto. È motivo di analisi continuo questo vantaggio, ma comunque ancora ce l'abbiamo. Perché mi interessa, se per esempio io vado a Firenze, non vado in treno, prendo la macchina e me ne vado, ne so, una collina, poi lascio, finisce il servizio, basta. Si sta all'interno dell'area, sì. Nell'area. Sì, la collina sta nell'area. Se vado fuori, che succede? Non puoi finire il noleggio. Continuo a tenere il noleggio può aprirsi o chiudersi all'interno di quest'area operativa. Ah, ecco. Di conseguenza per punti trovo un'area di riferimento. Esatto. Già molto di più. Sì, diciamo, è complesso anche a livello operativo, e questo non voglio neanche annoiarvi su quelle che sono le nostre problematiche giornaliere, ma avere un'area così estesa non vi consentirebbe neanche di avere le macchine una vicino all'altra. È impossibile. E in più ci sono delle zone che è complesso anche raggiungere le macchine. Pensare soltanto ad arrivare al raccordo anulare è già complesso, soltanto Fiumicino come aeroporto sarebbe complesso da gestire a livello operativo, per il rifornimento delle macchine, per la pulizia stessa delle macchine, per il movimento che hanno, perché a una determinata ora noi ci troviamo la flotta nella periferia, vicino alle stazioni, e quindi io devo fare un inflating di quelle macchine verso il centro. Ci sono una serie di elementi che pur di dare, magari arrivare a delle zone che sono meno popolose, potrebbero condizionare l'erogazione del servizio. E quindi dobbiamo valutare sempre quello, che coloro che utilizzano di più il servizio non vengano danneggiati da eventuali crescite dell'area demagogiche.